Mi presento, mi chiamo Simonetta e sono una maestra di danza. Sono specializzata nel lavoro con i bambini, soprattutto piccoli, e oggi vi presento una lezioncina che si intitola Ballo e danzo con il mio corpo. Attenzione bimbi e bimbe, che alla fine della lezione ritornerò a salutarvi e vi darò anche un compitino, che sarà direttamente collegato con la lezione che poi presenterò la prossima volta, e se ci sarà qualcuno che la vorrà fare, la potrà fare. Buon divertimento e tante belle cosine! Attenzione bimbi, stendere bene i piedini, chiudersi ovetto e allungare, chiudersi ovetto e allungare, e chiudersi ovetto e allungare. Alzo e abbasso le spalle tante volte e scuoto, scuoto, scuoto fortissimo le mani e la formichina che va in alto e torna giù. Scuoto, 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 formichina giù. E giro le spalle come le ali delle farfalline, le ali delle farfalline tante volte e la schiena è lunga, 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 lunga. Questo è l'esercizio dell'angioletto, l'angioletto che si stira e l'angioletto che si chiude, angioletto che diventa stella e angioletto che si chiude. Adesso vi metto alla prova, fare la candela, tenere, fare tanti rotolini come una pallina, tanti rotolini. Thank you.
Ecco, questa è una posizione un po' difficile, non so se tutti sono capaci, ma provate. Con i piedi a ventaglio facciamo questo movimento che serve a rinforzare i muscoli delle gambe, che si chiama plié. Avrete osservato che la musica ha dei momenti in cui si sospende. Quando sospende, noi dobbiamo stringere fortissimo le gambe, raddrizzare tantissimo la schiena e stare in posizione aspettando che riparta. Bene, finita questa parte, ci divertiamo veramente ora. Prendete un grosso fazzoletto, un foulard, una fusciacca e facciamo il gioco del fantasma. Seguite le immagini e buttatevi in questa avventura. Allora bimbe, com'è andata? Spero veramente bene. Oggi ho fatto una cosa molto veloce, molto rapida per farmi conoscere, ma state pronti perché per la prossima volta ci sarà una cosa bellissima ed emozionantissima da fare. E vi dirò che bisognerà cercare anche un po' di cose, ma tutte cose che abbiamo in casa. Ora vi mando un bacio e mi raccomando, fate il compito e lo mandate così osserviamo quanto siete bravi. Un bacio!